Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo uno dei risi che io amo di più. Come amante del riso, a me piace il fatto cucinato in tutti i modi, ma in particolar modo mi piace questo, il riso alla monzese. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 320 g di riso, potete scegliere arborio, vialone, baldo, quello che preferite. Due salsicce del peso complessivo di 250 g, uno scalogno piccolo, mezzo bicchiere di vino bianco, 40 g di burro, ci serviranno 20 iniziali e 20 alla fine per mantecare, una bustina di zafferano e del formaggio grattugiato. C'è del brodo caldo che mi aspetta sui fornelli e quindi mettiamoci subito a cucinare. Ho preriscaldato questa pentola dai bordi alti. Andiamo ad aggiungere metà del burro, lasciamolo finire di sciogliere bene e poi aggiungiamo lo scalogno. Aggiungiamo lo scalogno e lasciamolo dorare qualche secondo. Apriamo dal budello la salsiccia, una alla volta, e andiamola ad aggiungere a pezzi grossolani all'interno della pentola. Questa volta, a differenza di tante altre preparazioni che abbiamo fatto con Cucina con Agnese, non servirà rompere in pezzi più piccoli la salsiccia, perché è proprio il bello di questo risotto è vedere i pezzi grandi di salsiccia all'interno del risotto stesso. Abbiamo una mescolata veloce. Mescoliamo spesso così che non bruci il nostro scalogno e lasciamo dorare anche la salsiccia. Andiamo ad aggiungere il riso, non deve cuocersi del tutto la salsiccia perché finirà di cuocersi con il riso. Diamo una bella mescolata. Quando i chicchi diventeranno tutti trasparenti come questi, andremo ad aggiungere il vino bianco. Sfumiamo col vino bianco. Lasciamolo evaporare bene tutto e poi aggiungeremo il brodo. Il vino è evaporato, come vedete, andiamo ad aggiungere il brodo a coprire a livello il nostro riso. Non mettetene troppo di brodo perché lo aggiungeremo man mano che serve. E fatelo cuocere per il tempo indicato sulla confezione del vostro riso. Questo ci vorranno circa 15 minuti. A 5 minuti dalla fine andremo ad aggiungere lo zafferano e poi mantecheremo e verrà una cremina buonissima. E saremo pronti per andare in tavola. Mancano 2-3 minuti alla fine della cottura del nostro riso. Io amo aggiungere lo zafferano prima di mantecare con burro e formaggio perché amo che si insaporisca bene il riso con lo zafferano. Diamo una bella mescolata. Lasciamolo finire di cuocere e poi mantecheremo tutto. L'ho lasciato così umido, spegniamo il gas perché il riso è pronto, è perfettamente all'onda, come vedete. Ultimissimi ingredienti da aggiungere sono il burro. Mescoliamo e lasciamo sciogliere il burro all'interno. E il formaggio grattugiato. Grattugiato
grana o parmigiano vanno benissimo, mi raccomando, non il pecorino. Lasciamo riposare il riso per 1-2 minuti, non di più, giusto il tempo di prendere il piatto e saremo pronti ad andare a tavola. Il nostro risotto alla monzese è pronto per essere gustato. Io corro a mangiarmelo perché è bello fumante. Spero questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.